Trovo sempre in compagnia di un'amica ormai del Forum del Benessere, Alessandra Loro, e siamo in zona palestre, giusto? In zona? Sale corse. Perfetto. Allora, io tenterò insieme al nostro Cristian un qualcosa di molto particolare. Vi facciamo proprio entrare a vedere come funziona un corso e ci spiegherai, Alessandra, di che corso stiamo parlando. Buongiorno a tutti, stiamo parlando del corso di walking. È un corso su dei tappeti meccanici dove la forza, l'inerzia viene data proprio dalla camminata, quindi non c'è un motore che spinge il tappeto, ma sono le gambe delle persone che fanno muovere il rullo. È un corso ad alta intensità aerobica, in massima sicurezza, dove si sta molto attenti sicuramente alla postura e alla camminata, o meglio si insegna a camminare nel modo corretto, perché molto spesso non lo sappiamo fare, ahimè, purtroppo tutti quanti. Quindi controllando bene l'appoggio del piede, tallone, punta, le spalle devono stare molto rilassate, il lavoro è soprattutto appunto a carico degli arti inferiori con un buon controllo della parte del tronco, però ciò non toglie che all'interno della lezione a volte, a seconda della programmazione dell'istruttore, vengono utilizzati anche gli arti superiori in coordinazione, quindi questo aumenta ulteriormente l'intensità della lezione. È aerobico come tipo di esercizio e poi lo vedo adatto, mi sembra, a tutte le età. Sì, sicuramente adatto a tutte le età perché in massima sicurezza, ad alta intensità aerobica, non diciamo parlando di BPM, quando parliamo di aerobica, che una volta si parlava di 150-155 BPM, Sei la troppo musica. tecnica, anche No, noi non capiamo. andiamo praticamente a un passo ritmo normale, controllato, in modo che tutti lo possano fare. Poi la cosa sicuramente bella è che viene fatta con la musica in compagnia, quindi c'è sicuramente la parte ludica di divertimento. In questo momento vediamo la lezione di Sasha, che sicuramente è bella e intensa, anche perché questo gruppo di persone è un paio d'anni ormai che si allenano su questi tappeti, quindi sono anche molto brave, riescono a staccare anche le mani dal Senti, tappeto. hai un po' anticipato ciò che è la mia domanda. Verrebbe spontaneo dire, ma perché devo entrare in una sala apposita tra quattro mura a fare un tipo di esercizio che potrei fare semplicemente anche lungo un argine o in un parco? Però qui vedo, a discapito dell'altra tipologia, la possibilità di creare gruppo, di fare quindi comitiva, di socializzare. Sicuramente sì, il fatto di andare fuori da solo o di stare all'interno della sala fitness, magari su un tapirulà e correre da solo, o qui che magari capita la giornata che non si ha voglia, qui il fatto di stare in compagnia, la musica, il divertimento, anche la battuta a volte, perché sicuramente adesso saranno tutte belle serie perché sanno che c'è la telecamera, però ogni tanto insomma si ride e si scherza e quindi c'è la parte proprio di aggregazione, di socializzazione, anche, che è anche il dopo corso, la socializzazione, perché magari un caffettino al bar, la chiacchiera con le amiche ci sta. Per quanto tempo per avere dei risultati ottimali, quindi tonicità, insomma, c'è bisogno di fare questa bella camminata? Beh, come tutti i corsi si consiglia la costanza e di allenarsi 2 o 3 volte meglio alla settimana. Sicuramente partendo da adesso, arrivando a fine stagione, si ottengono dei buoni risultati, anche se si vuole andare in montagna a fare delle camminate, sicuramente se ne trovano i benefici. Senti, un medico sportivo ci ha raccontato che per avere quindi un buon risultato bisogna camminare, ma bisogna far finta, insomma, facendo finta di avere un obiettivo, qualcosa, un impegno. Vedo che è un po' lo stile attuato in questo corso. Beh, sicuramente sì, perché allenarsi così, senza avere degli obiettivi, si fa fatica, e lo dico anche personalmente perché è vero. E questo è l'obiettivo anche perché l'istruttore dà degli obiettivi, le lezioni non sono a caso, sono strutturate all'interno di una programmazione annuale, quindi l'istruttore man mano mensilmente dice quali sono gli obiettivi da raggiungere ed è sempre pronto a stimolare le persone a crescere e a far meglio. La scelta del passo, quindi dell'andatura, è soggettiva per le capacità della persona o è l'istruttore che decide? È l'istruttore che imposta tutta quanta la lezione, dice come deve essere lo spazio. Adesso in questo momento vedo che sicuramente il ritmo della musica è aumentato perché è aumentata l'intensità, la frequenza appunto del passo, sempre in massima comunque sicurezza e controllo proprio dell'appoggio del piede perché è molto importante per tutta la postura del nostro corpo e per la colonna vertebrale.
essendo un ex sportivo, poi ci sono degli esercizi di defaticamento? Sì, ogni lezione è strutturata con un riscaldamento per preparare il corpo alla parte centrale della lezione e una parte finale di defaticamento e anche di stretching per ritornare a riequilibrare il corpo alle condizioni iniziali. Sai che vedendo fare questi esercizi mi viene in mente un gruppo musicale che tempo fa aveva realizzato proprio un video che ha riscosso molto successo utilizzando proprio questo tipo di strumento. Qual è? Perché non me lo ricordo io. Qua mi metti in imbarazzo con la memoria. Sarà sicuramente il nostro regista Kindamo più bravo. Allora, senti, bando alle ciance, qui si parla, ma io voglio provare. Quindi do di nuovo la linea a Damiana e mi lancio anch'io negli esercizi. Ciao a tutti. Thank you.